Starfleet to scout ship, please give your position. Over. I am in orbit around the third planet of star known as Sun. Over. May this be Earth. Over. Positive. It is known to have some form of intelligent species. Over. Siamo sul lago di Como. Sono con Marina Tonini. Quindi hai capito che mi sta portando a casa di una persona che ha 101 anni. Gaspare De Lama. 101 anni. 101 li compie il 25 di giugno, quindi ne ha 100. Superate la 100 anni. Seconda uscita. E lui è cosciente, cioè lui è ancora lucido? È più lucido di me e di te messi insieme. Fa le scale a 2 a 2. Personaggio. E perché mi porti lì? Perché lui è uno dell'ultimo, insieme a sua moglie, l'ultimo sopravvissuto del caso Amicizia, che è un caso che si è ufologico che si è verificato negli anni 50, 56 in realtà, dove c'era questo gruppo di persone metri di varie professioni, un gruppo che proprio ha avuto un contatto con gli extraterrestri. Ma scusa, ma tutti insieme? Sì. Come ha fatto? Erano in gruppo quando ha avuto il primo contatto? Come funziona? Aspetta, che no, ecco, aspetta che se no non sbagliamo strada. Ok. Sì, un gruppo, alcuni sono stati contattati di più, altri di meno. Gaspare parlava con questo Sigir, si chiamava così, attraverso una radiolina. Quindi sì, la radiolina faceva tipo una luce blu e lui capiva che Sigir voleva parlare con lui. E poi sono rimasti tutti in contatto per molti anni e poi è successo che tenete da destra, poi tenete la sinistra. È successo che da destra, che per molti anni è successo che sono stati in contatto, poi alla fine se ne sono andati perché si era un po' rovinata l'armonia tra del gruppo, no? Alcuni erano invidiosi di altri, insomma si è creato un po' di disarmonia, per cui gli extraterrestri hanno detto basta, mancata Luredda, che è questo amore di cui ti parlerà anche Gaspare, e poi loro se ne sono andati, ma è durato un bel po', e poi avevano questa base che andava da Pescara a Bologna, quindi immagina sotto quanta una base sotterranea gli extraterrestri. Tenete la sinistra. Da Pescara a Bologna? Sì. Da Pescara a Bologna, esatto. E Gaspare racconta che loro gli spiegavano come funzionava questa cosa, perché loro avevano la possibilità di contrarre la materia, per cui sotto avevano creato questo spazio pazzesco e ci sono state delle persone che lui ha conosciuto che andavano nella base. Gaspare non c'è mai andato, però aveva contatto con delle persone che ci andavano. E una storia pazzesca, dopo vedrai, raccontata da lui. Dicevi che ha avuto anche esperienze in India lui. Sì. Conosco. Eccoli. Senti come corre. Senti come corre. Ma cazzo. E ha 100 anni, più di 100 anni. Avanti. Ciao Gasparino. Ciao.
Caro. Buongiorno. Ciao, diamoci il tuo, eh. Certo. Ciao. Mamma mia, ma corri tu. Corre, corre. Dove andiamo? Su o giù? Giù. Ciao. Dio signore. Ciao. Molto piacere. Ciao. Tu ciao. Sei? Io sono Elvi. Elvi. Sì. Ciao Elvi. Ciao, ciao amore. Ciao, ciao. Caro danno che non ci vediamo. Io sono Elvi. Sì, te l'hai detto? No, ancora, devo andare a scrivere lunedì. La farina? Ciao, un po' di cioccolata. Ma no. Ma sì. Dov'è Prem? Ma mi ha detto che ti piace la cioccolata, mi hanno detto. Com'è? Mi hanno detto che ti piace la cioccolata. Sì, mi piace. La colla amara. Anche tre tipi sono. Ecco, Benone. I baci Perugina ti piacciono? Benone, la mangerò alla faccia tua. Ferrero Rocher, baci Perugina, e questi sono per gli ubriaconi, con dentro l'alcol. Ah, benissimo. Grazie. Quando sono alcolizzato ti telefono. Va bene. Grazie. Allora? Allora, il viaggio com'è andato? Benissimo, benissimo. Volevo avvisarvi. Avvisarvi che? Perché molti sbagliano strada perché non vedono la deviazione quando c'è la superprovinciale. Per Sondrio, al lago, sì, c'è una deviazione per fare le gallerie, non la fanno, sono obbligati ad andare fino a Bellano, sono 35 km andate e ritorno, è un errore. Sì, no, ma abbiamo fatto anche noi questo errore. E tu da dove vieni, da Milano? Bologna. Da? Bologna. Ah, da Bologna, abiti a Bologna? Sì. Ah, abiti a Bologna. Sì. Ma e questa che cos'è questa? Fatto a Gaspar per il suo compleanno. Ah, infatti vedo le pietre tipiche tue. Posso hai visto? Togliere? Sì. Questo è il raggio, quello lì è l'astronave. No, per l'arte, è apprezzato da tutti, eh. Caro, ma è apprezzato da tutti. Eccola. Ma che cosa vuoi fare adesso? Facciamo un'intervista, parliamo o vuoi mangiare? Perché vedo una tavola. Senti tu. Come volete? Sì, ma sì, su sai. Hai premuro, tu devi andare via a una certa no, ora. Io no, io sono a tua disposizione oggi. Sì, facciamo le cose con calma, mangiamo e poi... Va bene, va bene. Mangiamo e beviamo, così quando sono bevuto parlo... Dico le cose... Dico le cose spaziali sconce. No, ne hai da raccontare. E tu, Elvi, ma tu cosa... Cosa fai qui? Lei è come la nostra figlia. Cioè? È come la figlia mia e di mia moglie. Sì. L'abbiamo conosciuta 20 anni fa, era grande così. Prima sono cresciuta nell'orfanotrofio, quindi sognavo mamma e papà che mi dessero il gelato e ho conosciuto loro. Ah, tu eri in un orfanotrofio? Sì, sì. I tuoi sono... No, i miei sono separati e mi hanno abbandonato. Però, allora, grazie a questo amico... Che era il trio, si chiama Dario. Ah, ecco, la Deisa di Bologna. Era Dario. Il calzanetto. Esatto, un'azienda e grazie a lui io lavoravo in quel periodo con Franco Fontana e allora sono riuscita, insomma, e lui è stato un trio attraverso anche la Lucia. Che e quindi tu hai trovato i genitori in loro? Sì, ho trovato dei punti di riferimento, sì. C'è stato un così. Attraverso Osho comunque, forse se non ci fosse stato Osho non ci saremmo incontrati per un problema di età, certo. Però esatto, però ci ha unito Osho, il Dario Rossi e la Lucia, e allora il miglior amico di Gasper era Dario e la Lucia. Il più grande amico della mia vita. Dario, questo signore. Dario Rossi era... E la Lucia. E la Lucia Ercolesi, Ercolesi quella delle penne, Dario Rossi, la Deisa di Bologna. Certo. Adesso è portata avanti dalla figlia. Dalle nipoti. Dalla Maddalena. Sì. Ah sì, l'azienda però, Ercolesi dalle nipoti. Ah no, io parlavo della Deisa di Bologna. Però questo trio io ho sempre chiamato Trio delle Bermuda. Lei era, come ha detto, una modella. Faceva le fotografie, sì, posava, Fontana, in quel mosaico, in posava quel momento, per Fontana. Allora Dario Rossi era un amico di Fontana, allora ci siamo relazionati.
Ecco. Ma Fontana è il fotografo. È il fotografo, sì. Che faceva paesaggistica, sì. Però faceva workshop in quel periodo. Però tu hai un figlio. Sì. Io ho un figlio. E dov'è? E abita qui di fronte. Abita qui di fronte, sì. Abita qui di fronte ed è presente nella... Chiama Daniele, è un campioncino di scacchi. Ha una mente bella. Mamma mia, ma questo è il tuo giardino? Sì, sì, esci, sì, 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 sì. Sì, la casa non è un granché, è la cosa più bella è la posizione. Guarda com'è contenta lei. Ecco, qui abbiamo una piccola darsena, arriva fino lì così, va bene per massimo due barche da pesca. Ecco, qui ho lasciato tutto com'era. Quel gazebo lì e dentro c'è una fresca dell'Ottocento. Sì, l'unica cosa che ho fatto ho messo con due ordini. Questa è la parte meravigliosa. È la parte meravigliosa, sì, veramente. Meravigliosa, ma è tutto. Quella là è la Grigna, 2400 metri. Qui siamo a 200 circa metri sopra il mare, Mandello. Ho venduto a Milano e ho preso qua, ho detto basta, perché a Milano io lavoravo, sono un pittore, però ho guadagnato di più con la musica che con la pittura. Ma cosa suonavi? Suonavo la chitarra, ma professionalmente, con le case discografiche. Milanesi, la Durium, la voce del padrone. Ma cosa suonavi? Suonavi per i dischi? La chitarra. Sì, ma per fare i dischi o hai fatto tu dei dischi? No, mi chiamavano per formare l'orchestra Ferio, l'orchestra Barzizza, chiamavano il chitarrista disponibile, ma poi domani si andava, l'orchestra in genere 18 elementi, e ho suonato con tutti, Celentano, Gabber, Iannacci. Ma dove? Dal vivo o nei dischi? Nei dischi. Ah. Sì, nei dischi. E quali dischi hai fatto? Quali canzoni hai fatto? Chi se le ricorda? Quasi tutti. Celentano ha cominciato con me, c'era il maestro Bergamini, alla Durium, e lui era ancora rasato, imitava Jerry Lewis. Il tuo bacio come un rock è stato uno dei primi pezzi che ha inciso e c'ero io in orchestra in quel momento. Ecco, quindi ho guadagnato e poi dopo ho suonato con Kramer, ero molto amico del primo chitarrista europeo, Franco Cerri. Ah. Ecco, certe volte lui non poteva, lo sostituivo io, ecco. Certo. E poi ho fatto per 5 anni, l'ho fatto apposta per fare un'esperienza, ho fatto per 5 anni, ero il chitarrista dello spettacolo Bella Ciao, lo conosci? No. Era di sinistra, il regista era Filippo Crivelli. E c'era dentro Roberto Ledi, insomma era uno spettacolo, ha girato tutta l'Italia, ho suonato al comunale al Regio di Parma, insomma tutti al Rodion di Milano, per 5 anni abbiamo girato tutta l'Italia, c'era dentro una cantante che era veramente un'ex mondina, una voce da strada bellissima, e gli altri erano 12 cantanti, uomini e donne, erano tutti della Milano Bene, però sapevano cantare a modo giusto i canti popolari di strada, di lavoro, di rivolta. Era uno spettacolo di sinistra, ho voluto fare quell'esperienza lì, e per 5 anni è stata un'esperienza interessante, anche musicalmente, perché
i pezzi popolari è due ore così non si possono fare. E allora dovevo cercare degli altri accorgimenti, di altre cose, però che fossero popolari, e non è facile perché tira via l'umpla pla. Certe volte trovo delle cose belle, il regista dice è bello dell'ama ma è troppo jazzistico. E allora però ci sono riuscito, lo spettacolo ha fatto molto successo, perché anche politicamente la sala era sempre piena di gente di sinistra e applaudivano perché erano tutti i loro canti, ma vecchi, antichi. Mi ha detto Marina che hai suonato anche con il quartetto Cetra, è possibile? Come la... Col quartetto Cetra. Sì, il quartetto Cetra l'ho accompagnato una volta al Lirico, no, al teatro di Milano in Via Larga. Che teatro era quello di Via Larga? Il nome? Non lo so. Sì, però, così. Però ho accompagnato di più il quartetto Radars, che è venuto dopo, erano come impasto di voce, erano più moderni. Quartetto, ecco, io poi sono stato preso in simpatia da Di Ceglie, conosci, ti ricordi Cosimo Di Ceglie? No. Il chitarrista, è stato uno dei grandi chitarristi, Zuccheri, Luciano Zuccheri e Di Ceglie erano i maggiori chitarristi jazz allora. Ma sai, ma tu hai 100 anni, no? Io ho 100, sì, tra pochi, se ci arrivo, tra 4 mesi faccio 101. Quindi tu parli di un'era che noi... Già, tu eri un bambino. Sì. Quanti anni hai, scusa? Io ne ho tanti però, Ho 70 anni. Li dimostri, mannaggia, bravo. Beh, perché tu, secondo te, tu dimostri 100 anni? Beh, no, penso io almeno 80 o 99, almeno quello. Beh, Di Ceglie era un gran chitarrista, era barese, però abitava a Milano. Ma scusa, e Marina come l'hai conosciuta, Marina? Marina lei? Certo, lei. Marina lei? Dove ci siamo conosciuti? Mi hai scritto una lettera, beh. Cosa? Mi hai scritto una lettera, quando io ho avuto l'esperienza con gli extraterrestri, tu mi hai scritto una lettera. Sai che non mi ricordo, allora, di. E io dopo... ho letto questa lettera, poi però mi sembra che non ti ho chiamato, poi però ho incontrato Luca Riguzzi che mi ha detto ma tu hai sentito Gaspare Dell'Ama? Ho detto no, è vero, è un signore che mi ha scritto una lettera, mi fa adesso lo chiamiamo, e con Luca ti abbiamo chiamato e non mi ricordo più. Sono passati tanti anni. Sì, vabbè, bello, ti dico io. Vabbè, dopo mi racconti tutto. Sì, beh, insomma, per finire il discorso, ho fatto tanti mestieri, mi sono sempre divertito, ho fatto solo quelli che mi piacevano, il pittore, sulla carta d'identità c'è scritto pittore. Poi ho fatto il musicista, quello che mi ha dato più. Poi ho fatto il vignettista, le vignette umoristiche per i giornali. Poi qui a Mandello, per 10 anni mi hanno offerto l'occasione, io non ci pensavo neanche, mi ha visto giocare a tennis in una villa, il direttore della... mi ha detto, mancava combinazione, il maestro di tennis, avevano litigato, farebbe il maestro di tennis? Io sono stato lì un po'. Sì! E allora per 20 anni ho fatto il maestro di tennis qui a Mandello. Ma tu sapevi giocare a tennis? Giocavo bene, sì. Sì, se no non mi dicevano. Ho dovuto fare il tesserino, fare gli esami da maestra, perché dovevano essere in regola loro. È stato divertente perché poi, oltre ai grandi, poi certi erano dei bei giocatori. Impegnavano anche, però il divertente è stato che avevo 80 bambini all'anno e mi sono appassionato perché certi veramente avevano la stoffa del campione,
e uno o due sono diventati di seconda categoria. Sì. Poi sai, ci vuole una testa per fare arrivare a... ecco, sì. Ma ti piacciono i bambini allora? No. Ma mi sono appassionato appunto perché era divertente, si impegnavano e poi basta. Poi se devo dire tutto quello che ho fatto mi stufo, perché poi ho fatto nelle scuole, davo lezioni di segno, così. Anche quello è stato bello perché certi bambini le guardavo, certe volte mi sarebbe piaciuto farlo io, ma robe, bambini elementari, fino alla quinta elementare. E poi basta, pianto lì perché sennò è un po' lunga. Beh, poi dopo ho fatto i mestieri che inerenti al pittore. Dario Rossi mi ha fatto fare la pubblicità per la Deisa, quando dicevano da fare i cartelloni, li facevo io, ecco, anche perché era amico, li dava a me da fare. Ma dipinge ancora? No, non dipingo più, perché dipingere per me era un tormento, non ero mai contento di quello che facevo, lasciavo un quadro su tre, li distruggevo e uno lo lasciavo, continuavo a guardarlo e lo distruggevo dopo un mese, li voltavo contro un muro, sennò era un tormento per me dipingere. Però quelli che hai in casa ci sono. Sì, ma non mi... lo facevo perché avevo voglia di... ero nato in mezzo ai quadri, la pittura, ho fatto, ecco una cosa che ho detto, che non ho detto, ho fatto per 4 anni. Poi mi sono licenziato perché non potevo più, il direttore di una galleria d'arte, di due gallerie d'arte a Milano, le principali, Galleria Gussoni e la Galleria Re Maggi. È stato bello fino a un certo punto, perché conoscevo tutti i pittori, noti, De Chirico, Carrà, eccetera, eccetera, si discuteva, era divertente. Poi, insomma, era nel mio campo. Ma poi dopo l'orario, potevo dipingere solo la domenica, mi sono licenziato. Però le ho provate tante, un giorno le ho contate, adesso non sto qui a sciorinarli, ma ho fatto 11 mestieri, a calcolarli 11 le ho fatte. Eclettico. Sì, certi, qui l'ho fatto per maestro di tennis, l'ho fatto per 15 anni. Poi dopo mi stancavo perché ero già anziano. Sono venuto qui nel 71, sono venuto qua. Quindi okay. Tu abiti qui dal 71? Dal 71. Io sono nato a Milano, sono sempre stato a Milano, abitavo in Piazza Castello e dopo in Piazzale Giulio Cesare gli ultimi 5 anni. E poi va bene, non sto qui a dire perché è lunga, abbiamo trovato questa occasione. Era tutto proprietario di una contadina piemontese che aveva sposato uno di qui. Gli siamo stati simpatici, c'era data, quando l'ho fatta vedere un mio amico che trattava le case della zona per vedere se il prezzo era giusto, ha guardato la casa e mi ha detto: il prezzo che ti ha chiesto vale, la casa lo vale, e poi c'è questa posizione che non ha valore. E certo. È basso, sì, non è mai stato così basso. Non è mai stato così basso. Sì. Rientriamo? Rientriamo. E tu la tua carriera di musicista? No, io faccio comunicazione. Adesso? Giornalista televisivo. Non ho mai fatto il musicista, ma ho intervistato tutti i musicisti. Sì. Tutti. Mi mancano quelli che non c'erano più, come Jimi Hendrix, John Lennon, sì, però sì. Gli altri li ho fatti tutti. Tu sei giornalista? Sì. Giornalista. Anche se giornalista oggi, sai, non è che siano bravissimi i giornalisti oggi. Sì, ce n'è di pessimi, ce n'è anche... Sì, qualcuno che...
E lei è la tua moglie? Da quanto tempo siete sposati? Avevo 32 anni. Ah. No, ecco, mia moglie. Ciao. Ciao. Come stai? Beh, tu sei Prem, il tuo vero nome qual è? Mirella. Mirella. Ma il Prem chi te l'ha dato il nome? Rashma. Osho? Sì. Rashma. Anche a me ha dato un altro nome. Bodhi? Dian Bodhi. Dian Bodhi. Bodhi per gli amici. Dian Bodhi, il suo sarebbe Prem Rashma, che in indiano vuol dire raggio d'amore. E Dian Bodhi vorrebbe dire, Dian sarebbe Dian in cinese Zen, illuminazione, Bodhi è la meditazione, illuminazione attraverso la meditazione. Ho meditato molto, non mi sono illuminato. Non era possibile. Perché non era possibile? No, era così, un sogno, un nome dato come indirizzo. Ma perché, scusa, quando sei andato, quando siete andati da Osho? Dove, in India? In Oregon, in America. Nell'84. Mm-hmm. Ah, 84. Sì, mm-hmm. Avevamo già quanti anni? 60? Io? 63 tu e io 53. Sì, abbiamo fatto quella pazzia lì in tarda età. Ma perché andare da Osho? Osho è un santone, è considerato un santone. Illuminato. Ecco, vedi, però per la gente è un santone. Cioè, diciamo. Vabbè, così. Infatti, guarda, io ero contrario ai guru, ai santoni. In un certo momento della nostra esperienza, prima di finire, un certo Athos, un extraterrestre, ci ha detto: cercatevi un maestro. E io ho fatto. Ci si abitua a tutto, ero abituato anche a disubbidire ai consigli degli extraterrestri, perché siamo fatti così. E allora cercate un maestro. Sono passati, da quando ce l'ha detto, 5-6 anni, mi ero persino dimenticato che non avesse. Poi ci siamo innamorati di Osho, era troppo divertente, troppo. E ci siamo fatti sannyasin, cioè discepoli di Osho. Ti ricordi che Atos ci aveva detto cercatevi un maestro? Abbiamo seguito il consiglio di un amico extraterrestre senza ricordarci che ce l'aveva consigliato. E niente, ci siamo fatti sannyasin, è stato molto divertente, ci ha insegnato delle cose molto belle. Lo siamo ancora. Lo siete ancora. Ci ha dato delle meditazioni efficaci, ecco quello. Non posso dire. Ma quanto tempo siete rimasti da Osho in Oregon? Ah, poco, 15 giorni. Basta 15 giorni? Sì, ce n'è d'avanzo. Sì. Io sarei stato anche tutta la vita, però. Perché come esperienza ho avuto delle esperienze stupende in Oregon, con Osho, in quell'ambiente, stupende, e poi te lo racconterò, se vuoi, pomeriggio, ma è breve, un racconto che ci può stare. Io e lei abbiamo avuto un contatto fisico con un extraterrestre nell'ashram di Osho. Proprio lì. Ah sì? Sì, ci ha fatto molto piacere che fosse lì. Che oltre a parlare un attimo come siamo io e te adesso, con un extraterrestre, mi ha dato una conferma di una cosa che lui non poteva sapere perché era mia privata, di un'esperienza che avevo fatto, mi ha dato la spiegazione e quindi ho la sicurezza della reincarnazione. Io ho la sicurezza che c'è la reincarnazione, poi te lo dirò, te lo racconterò, è divertente, è breve. Ecco, e quindi così. L'unica vita di cui so non è tanto piacevole dirlo, ma nel 500 ero un pirata che assaliva. Era cattivo? Un pirata. A sbudellare quelli che vanno l'arrembaggio da ammazzare. E poi ho provato tutto come se fosse allora. E glielo racconti dopo, dai. Che lei vuole mangiare, credo che. No, voglio andare al caldo. Ah. Me lo racconti dopo del pirata. Sì, sì. L'unica vita che so che ho fatto. Quindi ero un
rum, sgualdrine e basta, nel 500, per cui se adesso sono normale, normale, il mio karma devo averlo pagato in qualche vita. Il karma l'hai pagato? Pago ancora adesso un po', perché... Perché? Perché una malattia, un dispiacere da giovane, la vita non è tutta rose e fiori, qualche cosa distorto c'è, è un karma. Gaspare, scusa. Ho vissuto una vita... Hai vissuto 100 anni, stai vivendo, vai avanti, sei in un posto meraviglioso. Ho fatto tutti i mestieri che ho voluto, mi sono divertito, sono stato fortunato come genitori, una fortuna pazzesca. E come, cosa vuoi di più? Ecco, tutto è karmico, l'operazione della prostata è un karma, tutto, ma cose leggere, perché un'operazione al giorno d'oggi è una cosa... In 100 anni hai avuto un'operazione. Sì, e poi tre o quattro volte dal dentista. In 100 anni? Sì, sì. Ah, sono cose gravi, eh? Guarda, penso di essere stato molto fortunato. Secondo me... Adesso che non è qui lei, lo posso dire, una moglie così non me la sarei mai sognata, stupenda. Anche perché, oltre a essere completa come moglie per me, mi ha seguito in tutte le mie pazzie, perché non ho fatto solo la stupidata tra virgolette di avere dei contatti con loro, ho fatto altre stupidate. Sì, ma sono sicuro, però è bella adesso, non oso immaginare cosa fosse quando era giovane. Quando si fa, e la moglie mi ha seguito sempre in tutte le scemate che ho fatto, perché certo erano stupidate però intelligenti, certo erano stupidate, mi ha sempre seguito, e anche mia mamma ci ha sempre seguito, mia mamma era in amicizia con noi. Ma anche tua mamma ha visto gli extraterrestri? Anche mia mamma? Ha visto gli extraterrestri? Sì, sì, è stata con noi, io ho fatto 6 anni in amicizia con Bruno Sammaciccia, Ghibaudi, il giornalista, l'hai conosciuto di nome? No. Ecco, ho fatto 6 anni e mia mamma con noi, sempre. Mio papà è morto a 49 anni, era ufficiale dei bersaglieri, è morto in Russia, in guerra. Però era anche lui, ho avuto dei genitori stupendi, tutto bello, guarda, tutto bello. Hai fatto la guerra? Ho fatto il militare 2 anni, ma non la guerra. Ho avuto la fortuna di non fare il corso ufficiale. Mi hanno consigliato un'amica, non fare il corso ufficiale. Ho fatto il soldato semplice, allora c'erano molti analfabeti. A Torino, mi hanno mandato a Torino, mi hanno scelto. Ero l'aiutante del capitano medico, ero al distretto. Aiutavo il capitano medico alle visite ai coscritti, quindi ti dico, non dormivo neanche più in caserma, avevo una cameretta a mia Torino. E mi dici che hai dovuto pagare un karma? Cioè, hai avuto fortuna nella vita? Sì, ma il karma, per esempio, a Torino ho fatto tutti i bombardamenti giù in una cantina con le bombe che venivano. Tutte le case che tremavano, spaventi così, militare 3 mesi di naia, di proprio mangiare male, marce, dopo mi hanno sistemato. Momenti brutti si passano sempre, cose antipatiche, cose noiose. Non è tutto bello, ecco. Però ci metto la firma per rifarlo. Avanti. Prego, prima te. Ci vediamo presto. Ah sì, Roby, ho visto. Guarda che te la rifaccio vedere. La vedi?
Ah sì, è quella per il regalo di Gaspare, non ti ricordi più? Non so se lo sto riprendendo. Yeah.